Oggi parliamo di energia, vediamo come risparmiare in bollette ed essere il più possibile autosufficienti. La crisi energetica preoccupa anche voi? Da qualche anno stanno succedendo cose strane, una crisi dietro all'altra. Ci troviamo ad affrontare situazioni complicate che ci mettono veramente alla prova. Non ci dobbiamo scoraggiare, possiamo progettare in modo da affrontare tutto questo. È il momento veramente delle prove. In questo video vi mostro una nuova soluzione che ho sperimentato per qualche giorno nell'orto. È un vero e proprio generatore solare, quindi c'è una centrale elettrica e dei pannelli fotovoltaici che creano energia. In questo modo io posso utilizzare tutti quegli apparecchi che avrebbero bisogno di un collegamento alla rete elettrica. Li posso utilizzare tutti nell'orto, nel campo, dove voglio. Tutto questo è trasportabile, molto comodo, quindi mi è sembrata una soluzione interessante da testare nell'orto. Vediamo quello che ho scoperto. Operazione di spacchettamento. Sono 12 kg. No, dai, si alza benissimo. Vediamo i cavi da collegare alla batteria. Nel collegamento dei pannelli non ci si può sbagliare. In questi giorni con Carlo abbiamo portato avanti i lavori dell'orto, abbiamo fatto anche il sovescio e mentre noi seminavamo, nel frattempo la power bank si stava ricaricando grazie ai pannelli che sono da 400 watt che riescono a ricaricare la power bank in circa 3 ore, se c'è il sole naturalmente. Sono 253 watt in ingresso, il sole è un po' velato, quindi non è al massimo a 400, ma sta andando velocissima, siamo al 72% di carica completa, entro un'ora sarà tutto pieno. La mia centrale elettrica è carica al 100%, adesso prima missione quella di far lavorare l'impianto di acquaponica. L'impianto acquaponico è fermo, le batterie sono in manutenzione e allora adesso con la mia power bank faccio funzionare tutto il sistema così i pesci stanno bene. L'impianto è partito e con questo tipo di consumo con la pompa potrebbe stare acceso 31 ore. Quando abbiamo finito i lavori nell'orto la batteria era carica, quindi abbiamo riposto i pannelli, abbiamo preso la power bank e siamo andati a fare dei lavori di falegnameria. Adesso lo chiudo, sgancio i moschettoni e lo chiudo. La custodia fa da supporto, quindi se non avete altro dove appoggiare il pannello c'è la sua custodia che lo fa stare inclinato nella più o meno giusta inclinazione in base al sole. Chiudo questo. Sto in questo periodo, anche con l'aiuto di Carlo, risistemando le cose un po' al bosco. In particolare stiamo lavorando intorno alla compostiera per renderla più bella e anche più efficiente, più chiara. Quindi vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto. Ovvio, carichiamo anche la batteria. Qui la presa dov'è? Madonna buona, quante ce n'è? Bene. Metto sotto carica anche il pirografo che si deve scaldare perché stiamo preparando la cartellonistica del bosco di Ogigia. Così quando venite a trovarci sapete dove orientarvi e noi non ci dimentichiamo dove mettiamo le cose. Questo è il cartello per il compost, ci devo scrivere fase 1. Non sono una maestra del pirografo, sto imparando adesso. Va bene. Dai, si vede già, eh? Adesso lo ripasso per farlo un po' più preciso. Questa è la fase 1 del compost, quando cominciamo ad accumulare materiali. E ora facciamo la fase 2, quando il compost ha fase termica e non dobbiamo toccarlo. Abbiamo messo su un cantiere, un'officina per fare tutto quello che vogliamo. Allora, adesso spengo un po' il pirografo perché dobbiamo preparare un'altra tavolina. L'energia
L'energia elettrica permette di far funzionare un sacco di apparecchi e di attrezzature. Pensiamo alle nostre case, pensiamo a tutti gli elettrodomestici che hanno bisogno di elettricità, ma pensiamo anche a tutti gli utilizzi industriali e anche in agricoltura, come gli esempi insomma che vediamo qui al Bosco di Ogigia. Quindi l'energia elettrica è veramente un grandissimo aiuto, ci rende la vita meno faticosa e pensare di farne a meno sarebbe veramente difficile. Guarda che bello! Ci rendiamo conto che tutta questa richiesta di energia, che è sempre poi maggiore, va sempre crescendo, sta creando dei grossi problemi al pianeta. Quindi abbiamo diverse necessità da far convivere. Prima di tutto abbiamo bisogno di sprecare meno energia, quindi di fare quello che è possibile fare senza energia elettrica, facciamolo senza energia elettrica, ma dove l'energia invece diventa fondamentale, dovremo trovare il modo di reperirla in modo che sia meno inquinante, meno impattante possibile sul pianeta. Inoltre abbiamo un'altra necessità, questa la sentiamo proprio all'interno delle nostre vite e delle nostre famiglie, la necessità di disporre di una riserva di energia, non dipendere da delle reti internazionali o da una energia che ci viene fornita da anche fornitori privati che possono in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, farci mancare una risorsa così importante. Che cosa sto scrivendo? Provate ad indovinare. Naturalmente si può lavorare anche con i pannelli attaccati, quindi se avete la batteria che ha bisogno di essere ricaricata la tenete direttamente in carica con i pannelli al sole mentre portate avanti le attività. Vi piace? Ne faremo altri. Basta! Il giorno dopo siamo tornati all'orto e abbiamo iniziato dai lavori pratici sulla terra, in particolare con Carlo abbiamo spruzzato il biofertilizzante. Carlo, non fare troppo puzza col biofertilizzante, che oggi mangiamo al Bosco di Ogigia. Quindi c'è il tefuhana e poi vabbè c'è l'acobacillo, acqua, cenere, zucchero. Abbiamo distribuito il biofertilizzante per far crescere meglio le nostre piantine e intanto anche raccolto delle verdure per preparare il pranzo, perché abbiamo deciso di cucinare nell'orto direttamente le verdure appena raccolte, con naturalmente l'aiuto dell'energia elettrica. Vogliamo questa bella verza, oggi facciamo veramente proprio dal campo ai fornelli. Ora diamo da mangiare anche ai lombrichi. Raccolgo anche un po' di portulaca. Ne ho talmente tanta nella parte selvaggia del bosco che qualcosa trovo di buono. Ci facciamo la salsina. Prendo anche un po' di cavolo nero, ce lo mettiamo sia nella salsa che nelle verdure. Prendiamo anche un bel porro. Le radici le lasciamo alla terra. Questo è il porro che servirà sia per la salsa che come aggiunta nel mix delle verdure in padella. Prima di pranzo ci siamo messi anche a lavorare un po' alla progettazione del Bosco di Ogigia con il computer, con le nostre attrezzature tecnologiche. Avevamo la power bank ancora carica all'80% dal giorno prima. Con Carlo stiamo progettando la zonazione all'ombra di questo meraviglioso melo, ma se si alza il vento cadono le mele in testa, dobbiamo stare attenti. Dai, zona 1, 2, 3, 4 e 5, poi vi facciamo sapere. Finalmente è arrivata l'ora di pranzo, abbiamo di nuovo allestito i pannelli fotovoltaici perché dovevamo affrontare la sfida più grande, quella di cucinare il nostro cibo, addirittura accendere un forno solo con l'energia solare. Abbiamo sistemato i pannelli solari per alimentare la centrale elettrica con cui facciamo andare il forno, il fornello elettrico, e useremo anche il mini pimer per fare una buonissima crema a crudo. Siamo pronti per mangiare i prodotti del Bosco di Ogigia cucinati grazie al sole. La cosa che mi piace di questo impianto è che è molto versatile, è composto da questi due elementi, pannelli fotovoltaici e la centrale elettrica. I pannelli sono particolarmente resistenti, sono fatti in celle di monocristallino protette da una pellicola, un polimero molto resistente alle intemperie, alte e basse temperature, non si sporca praticamente, quindi lo potete portare tranquillamente anche nel campo, fare tutte le vostre attività, e lui è particolarmente resistente. Lo potete mettere anche sul tetto, quindi nelle varie situazioni in cui vi può essere utile. I pannelli sono impermeabili, quindi ci può piovere sopra tranquillamente se c'è anche una giornata
giornata un po' umida. Invece dobbiamo stare un po' più attenti alla power station, ma insomma è possibile ripararla, ci sono anche dei sistemi appositi per farlo. In questo momento la power bank si sta ricaricando di circa 300 watt all'ora, quindi adesso vado ad accendere il forno e vediamo come si equilibrano i consumi con la ricarica. Abbiamo l'abbondanza delle mele cotogne e quindi ce le facciamo al forno. Bastano 4, Filippo, e poi ancora in forno. Temperatura 180. Senti? Il forno è un bello stress per la nostra centrale. In questo momento stiamo producendo 394, quindi siamo praticamente al massimo di produzione di watt, ma stiamo consumando 1390. Quindi così abbiamo 44 minuti di autonomia e le mele si cuociono. Il forno non ha bisogno di essere attaccato sempre, perché quando raggiunge la temperatura si ferma, quindi in questo momento la power si sta riposando, non sta consumando quasi niente dal forno e si sta ricaricando. Nel frattempo stiamo ricaricando il telefono e anche la batteria per la macchina fotografica. La power station ha la capacità di 1 kW e si possono collegare dispositivi che consumano fino a 2400 watt. Contemporaneamente si possono mettere anche 13 dispositivi diversi. Tra l'altro con l'app di EcoFlow posso controllare e monitorare tutto quello che sta facendo la power station, quindi quanta energia sta entrando, quali sono i consumi, come si comporta, quindi molto utile. La ventola è ripartita e questo ci dice che il forno ha ricominciato a chiedere energia. Mettiamo le verdure adesso, continuiamo a lavarle, tritiamo e poi tutto in padella. Stiamo esagerando con la quantità delle verdure, ancora devo mettere un sacco di roba. Le mele sono pronte, le spengo subito. Se siete arrivati fino a qui, probabilmente vi starete chiedendo quanto costa. Allora vi lascio in descrizione il link per andare a vedere il prezzo. Potrebbe sembrarvi alto o assolutamente non alto, questo dipende da tante ragioni, dalla vostra disponibilità finanziaria naturalmente, ma anche dalla percezione del denaro. Però il ragionamento che mi interessa fare in questo caso, visto che parliamo anche di risparmio energetico, è quanto possiamo utilizzare, quanto a lungo potremo utilizzare il dispositivo. È stato progettato per fare in maniera completamente efficace 3000 ricariche complete, quindi parliamo di circa 10 anni se lo utilizziamo tutti i giorni. Poi naturalmente non è che dopo i 10 anni, dopo le 3000 ricariche smette di funzionare, sarà un po' meno efficiente, un po' meno capace, ma continuerà ad esserci utile. È il momento della crema di verdure, qui siamo crudisti, non cuciniamo niente, ma mini pimeriamo tutto quanto. Abbiamo cavolo nero, abbiamo i gambi del porro, ci mettiamo anche un po' di portulaca e delle mandorle. Ci vanno le mandorle, sale, olio. Ci spostiamo più qua per evitare gli schizzi, ma per evitare gli schizzi questo è il segreto: un po' di carta stagnola arrotolata sull'uscita e da qui non esce niente. Adesso andiamo a stare tutti. Una funzione in più che ho trovato nella power bank è la chiarezza con cui ci mostra quanto consuma ciascun dispositivo che colleghiamo. Le 600, 14, 39. Questa è una cosa secondo me molto importante, perché ci consente di acquisire consapevolezza dei nostri consumi, e questo tipo di consapevolezza poi ce la portiamo in generale in ogni altro momento della vita in cui utilizzeremo elettricità. Essere consapevoli dei nostri consumi ci porta conseguentemente ad un risparmio energetico. Vedi che bella crema? Carlo, fai
Fabio, si mangia, eh? Buon appetito! È venuto anche Fabio a trovarmi. Buonissima, poi le cose amare a me mi piacciono tantissimo e questo è il punto giusto. E adesso la domanda più importante: tutto questo è sostenibile? Quante Delta 2 di EcoFlow possiamo produrre e distribuire nel mondo? Io non ce l'ho la risposta esatta, però alcune considerazioni. Intanto utilizziamo l'energia del sole, che è quella più pulita ed è quella più disponibile, meteo permettendo, possiamo produrre energia dove vogliamo. Possiamo utilizzare questa energia per semplificarci la vita, per svolgere tanti lavori e quindi sempre in maniera pulita, dove vogliamo. E inoltre ci rende consapevoli di quanto produciamo, di quanto possiamo produrre, ma soprattutto di quanto consumiamo. E quindi ci aiuterà a autolimitarci nei consumi, utilizzando l'energia elettrica dove è veramente necessaria e nel modo più efficace, spero. E poi c'è il rischio blackout. Tocchiamo. Potrebbe anche succedere che improvvisamente per qualche ragione non abbiamo energia elettrica disponibile. Io questo quindi me lo tengo bello stretto per questo tipo di emergenze. Credo che possa essere uno strumento che ci fa stare più tranquilli, che ci rende, come dire, più autonomi nel pensare di poter affrontare le crisi che si presenteranno. Filippo, basta, vieni a mangiare anche tu. Togli sta telecamera, per favore, e assaggia questo frutto del sole. Spero che questo video vi abbia interessato. A me sembra che si stiano aprendo nuove opportunità e quindi ho voglia di scoprirle anche insieme a voi. Vi lascio i link con tutte le informazioni per questo dispositivo. Dobbiamo fare dei ragionamenti perché dobbiamo essere sempre più resilienti e dobbiamo raccogliere e conservare l'energia, come ci dice la permacultura. Ho preparato anche un cartello per questo, quindi chiuderei dicendo così: raccoglie e conserva energia. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, ciao!